Benvenute e benvenuti a tutte e tutti, sono Martina Di Febo, insegno filologia romanza presso l'Università degli Studi di Macerata e il titolo restituisce un po' quello che sarà il nostro percorso viaggio nella conferenza odierna, ovvero letteratura di viaggio e romanzo, intersezioni e ibridazioni. Il viaggio ha costituito il tema focale delle produzioni letterarie fin dall'antichità, dall'epopea di Gilgamesh all'Odissea, e ha attraversato i secoli al punto da essere spesso ritenuto la metafora suprema della letterarietà. Il filone che oggi intendo prendere in esame coincide in realtà più con la letteratura di viaggio immaginario, genere già praticato da Luciano nella storia vera, ma la cui reale fondazione, o meglio la rifondazione, da collocare nel Medioevo, grazie al felice incontro tra le relazioni odeporiche derivanti da pellegrinaggi, missioni diplomatiche e commerciali e opere che imitano i resoconti di viaggio occupando il crinale fantastico e immaginario. Proprio a partire da quest'ultimo si possono enucleare direttrici che conducono alla sperimentazione del romanzo tardo medievale e moderno fino all'ambire la contemporaneità, in un percorso che si snoda dal Medioevo attraverso Ariosto, Rabelais, per giungere ad Anna Maria Ortese, a Liguana. Una vera e propria scrittura di viaggio in qualche modo trova la sua origine nel Medioevo. In termini generali e sintetici, possiamo rilevare come nell'antichità, fin dall'esempio di Odisseo, il viaggio abbia costituito sì l'ossatura di gesta eroiche e mitologiche, si pensi tra l'altro alle argonautiche, in grado di sostanziare il territorio meraviglioso della ficzionalità letteraria, mentre al genere storico, oppure enciclopedico, vengono affidate le notazioni e le curiosità etnogeografiche, si pensi all'opera di Erodoto o di Plinio. Il resoconto odeporico derivante da un'effettiva esperienza di viaggio invece si afferma nell'età di mezzo, vantando sperimentazioni già nei primi secoli dell'era cristiana. Trattandosi di Medioevo e di cristianesimo, una premessa risulta fondamentale. Per il cristianesimo l'idea di homo viator assume una connotazione esistenziale e metafisica consustanziale all'essere cristiani. La vita terrena è infatti una parentesi transeunte, uno spazio-tempo che si attraversa preparandosi a raggiungere la meta della beatitudine nell'aldilà. Viaggiare dunque si riveste di un significato metaforico che innerva sostanzialmente quasi tutta la produzione allegorica connessa al pellegrinaggio, dalle visioni alto-medievali dei viaggi dell'anima nell'aldilà alla commedia dantesca, al Pèlerinage de la vie humaine di Guglielmo di Tuccherville. Sul versante fisico, invece, proprio in connessione al pellegrinaggio e in relazione, in intima relazione con le motivazioni devozionali, la pratica del pellegrinaggio spinge a redigere resoconti che andranno a comporre un'utile manualistica per i successivi visitatori dei luoghi santi. Accanto alla vocazione referenziale informativa su cui poggia la struttura delle guide per i pellegrini, costellate di indicazioni pratiche sul tragitto, ad esempio i luoghi di sosta, le relazioni dei viaggi devoti, fin da uno degli esempi più antichi, cioè il pellegrinaggio di Egeria, Peregrinatio Egeriae del IV secolo, pongono le basi per quella che sarà la struttura narrativa portante delle future composizioni odeporiche. Il viaggiatore commenta attraverso lo sviluppo dell'itinerario ciò che vede. Lo schema dell'itinerario consente in effetti di coniugare la progressione del viaggio all'esperienza dell'osservazione, fornendo una modellizzazione per il testo. Nel pellegrinaggio di Egerie, tradito da un solo manoscritto mutilo, l'itinerario permette alla testimone in prima persona di ricostituire e ricostruire le tappe e di descrivere i luoghi visitati, senza sottrarsi all'apertura verso la glossa, la citazione e il commento. I riferimenti in questo caso sono essenzialmente alle sacre scritture.
così che sulla trama di un percorso fisico vada a ricostituirsi l'ordito di un viaggio spirituale. L'apertura all'excursus, o meglio la capacità di inglobare testi allotropi rispetto al viaggio reale, costituirà una delle costanti della scrittura di viaggio, in quanto, come ha ben evidenziato già Cardona e insieme a lui altri studiosi, l'orizzonte di attesa del viaggiatore è un orizzonte noto, è un'esplorazione che si svolge all'interno di un perimetro di conoscenze pregresse, di cui si cerca conferma. La peregrinatio Gerie costituisce, da questo punto di vista, uno dei primi esempi in cui appunto le sacre scritture vengono utilizzate a conferma di ciò che la visitatrice vede. La produzione che tuttavia sembra costituire l'antesignano della letteratura oteporica medievale deve essere individuata proprio nelle visiones, ovvero nel racconto dei viaggi dell'anima nell'aldilà, anima a cui la grazia divina concede di tornare nel proprio corpo e quindi nel mondo terreno, affinché testimoni dei tremendi tormenti che attendono i peccatori impenitenti. E se l'antichità non tramanda al Medioevo un modello per la letteratura oteporica tout court, consegna tuttavia lo schema narrativo per le discese ad Inferos, a cui questa letteratura visionistica di origine monastica ampiamente attinge. Nelle relazioni dei viaggi oltremontani rileviamo innanzitutto uno schema, una costante dello schema costruttivo, soprattutto laddove il protagonista della visio è un laico. La presenza di una duplice istanza enunciativa, ovvero il redattore e l'informatore. Tra i due poli che generano il racconto si frappone una distanza linguistica e culturale, tale per cui la narrazione dell'informatore in lingua volgare viene tradotta e messa per iscritto da un redattore monaco o chierico, il quale opera una traduzione e una riorganizzazione della testimonianza del visionario in chiave parenetica e cristiana. Il genere visionistico, quindi all'interno del quale il protagonista è l'anima di un peccatore o di un confratello che in una situazione di catalessi riceve la grazia per poter visitare dal di là, conosce un'evoluzione interessante proprio nella fase calante della sua produzione, gettando le basi per un viaggio fisico in corpo e anima che offrirà tra le altre fonti uno spunto prezioso anche al viaggio dantesco. Nell'ultimo quarto del secolo XII un monaco dell'abbazia inglese di Sartre compone il trattato sul purgatorio di San Patrizio, in cui viene narrata la visita da parte di un cavaliere irlandese, Owen, del luogo oltremondano transeunte, che proprio in quegli anni conosceva la propria codificazione, ovvero il purgatorio. Nel trattato, l'autore del testo fornisce l'esatta filiazione delle fonti, individuando i passaggi che portano dal resoconto orale reso da Owen, si presume nella sua lingua, quindi irlandese, a frate Gilbertus, che ci viene presentato anche come interprete, a sua volta informatore a voce del monaco di Sartre. Nel trattato l'itinerario reale percorso dal cavaliere è generico e il testo non fornisce indicazioni precise, a differenza delle successive rielaborazioni che individueranno esattamente la località in cui si apre il luogo di purgazione, ovvero la contea del Donegal, l'isola santa dove si recheranno diversi viaggiatori nel secolo XIV. In compenso, il tragitto all'interno dell'oltremondo si snoda attraverso una geografia tracciabile, composta da valli, mansiones, montagne, fiumi, fortezze paradisiache. La perentorietà esibita e ribadita nell'epilogo sull'esperienza corporea, fisica del viaggiatore, l'estensore infatti afferma che il cavaliere vide con i propri occhi corporei, sposta la veredizione dal piano meramente mistico e spirituale, come era nelle visioni, a un piano fisico e fattuale,
intercettando e in parte anticipando un'istanza che diverrà sostanziale all'interno della letteratura di Biagio, ovvero la costruzione di un patto fiduciario tra estensore della relazio e pubblico, fondato sulla veridicità sperimentabile degli enunciati. Sul piano della produzione del racconto, la veridicità è confermata e riceve autorevolezza proprio dalla mediazione del redattore, conoscitore del latino e delle cose sacre. La produzione di narrazioni odeporiche oltremondane definisce in ogni caso uno schema valido per le future relazioni di Biagio. Sul duplice versante della struttura diegetica, il percorso spaziale e le sue differenti tappe all'interno delle quali gli occhi del visitatore si aprono per registrare e osservare, e della partitura retorica, grazie alla quale l'istanza enunciativa di primo grado del redattore sussume quella di secondo grado del viaggiatore, responsabile della fedeltà del narrato e delle descrizioni. Proprio sul finire del secolo XII, sempre in ambiente insulare e in un periodo coevo alla composizione del trattato, tuttavia, l'impalcatura delle istanze enunciative viene sottoposta a una prima revisione in un autore che a un viaggio reale, alla base della sua relazione, sovrappone la propria formazione clericale, enciclopedica e dottrinale, Girardo di Cambria. Nella topografia ibernica, testo antesignano della letteratura di Biagio, l'autore si propone come l'unica istanza enunciativa capace di garantire il patto fiduciario con il pubblico, rivendicando per sé il titolo di esploratore e distinguendo in maniera esplicita tra le cose viste e le cose udite, in modo che sulla certificazione autottica si possa fondare la credibilità del racconto e il suo apparato veridittivo. Sostanziato dal sapere enciclopedico, i mirabilia registrati sono continuamente accompagnati dal commento e dalla glossa. Se la finalità dei viaggi nell'aldilà era essenzialmente edificante, la descrizione dell'Irlanda fonda il suo centro nella sua vocazione gnosiologica ed estetica. Genera di letto conoscere cose nuove e soprattutto fenomeni inusitati. La costante tematico-narrativa che sostanzia la letteratura di Biagio medievale sarà in effetti la ricerca delle meraviglie. La soluzione monodica proposta da Girardo, in cui coincidono informatore e redattore, ridefinisce la gerarchia delle istanze enunciative, promuovendo la voce dell'informatore non solo a testimone oculare, ma anche a produttore del racconto, e anticipando, in un certo senso, una particolare modalità della scrittura autobiografica. Ma nel Medioevo l'altro grande modello all'interno del quale si contaminano sia i mirabilia sia gli stilemi romanzeschi, l'altro grande modello, dicevo, che influisce nella struttura, nell'esplorazione degli spazi, soprattutto dell'Oriente, è indubbiamente costituito dalla costellazione testuale generata dalla figura di Alessandro Magno. Rivisitato in chiave avventurosa ed esotica, all'interno del romanzo di Alessandro dello Pseudo-Callistene di epoca ellenistica, scritto in greco e tradotto in latino già a partire dal IV secolo fino al IX, il profilo del re macedone, in virtù della storicità manifesta e dell'eccezionalità delle sue gesta, si presta facilmente alla rielaborazione romanzesca. I suoi itinerari orientali si aprono allo stupefatto spettacolo di mirabilia che dai testi latini ai volgarizzamenti romanzi andranno a sostanziare le relazioni di viaggio dei secoli basso medievali. Alessandro e le sue conquiste e la fondazione delle sue città costituiranno le pietre miliari dei tragitti e dei percorsi fisici e reali di viaggiatori che continuamente rimandano ai luoghi legati al re macedone. Da Guglielmo di Rutuca a Marco Polo fino ad Orico da Pordenone, Alessandro fa parte proprio disegna una cartografia che si snoda appunto tra i costanti riferimenti
alla sua figura e alle sue meraviglie. Ora, questo quadro introduttivo, la premessa sul panorama medio-latino, diventa fondamentale per comprendere ciò che accade poi nel panorama romanzo. Nel passaggio appunto alla produzione in volgare bisogna tenere conto di tutte le opzioni sperimentate già in ambito medio-latino, all'interno di un corpus variegato che può essere per comodità ricompreso sotto l'iperonimo viaggio. Nella letteratura udeborica in lingua volgare le questioni salienti sono sicuramente la fisicità e la realtà dei viaggi, la struttura delle istanze enunciative, l'organizzazione di un mondo di meraviglia e la loro descrizione e interpretazione. Del basso medioevo ci troviamo dinanzi a un mondo continuamente in movimento. I viaggi si moltiplicano e accanto alla motivazione religiosa o strumentale si accampa una spinta gnoseologica insopprimibile. Nel forgiare l'immaginario e il desiderio dei viaggiatori, un posto di rilievo è indubbiamente occupato dal romanzo, in particolare dal romanzo cavalleresco, all'interno del quale le avventure seguono uno schema spaziale, benché collocate in una geografia sfuggente e indefinita. Per compiere la propria formazione, la prima azione compiuta dal cavaliere è la partenza, l'allontanamento. E questa funzione, che già proprio individuava come una delle funzioni chiave delle fiabe di magia, all'interno dei romanzi si carica di una libido noscente per meraviglia, che in un certo qual modo concorre a plasmare la forma mentis. Passando ai nostri resoconti odeporici, analizzeremo di seguito innanzitutto la questione dell'istanza enunciativa, ovvero chi scrive e chi produce il racconto, poiché su questo versante ricadute interessanti saranno proprio su quel genere particolare del viaggio immaginario nella sua apertura poi verso il romanzo. In seguito analizzeremo e vedremo alcuni percorsi e alcuni orizzonti, quello che già Jacques Le Goff, riferendosi all'Oriente, aveva definito come l'orizzonte onirico dell'uomo medievale. Nei resoconti odeporici in lingua volgare, lo schema che presiede la composizione resta ancorato alla compresenza di due soggetti distinti, l'informatore e il redattore. L'esempio più noto è costituito dal Divisement du Monde o Il Milione di Marco Polo. Marco garantisce l'apparato veridittivo grazie alla propria testimonianza oculare, distinta dagli audita, ma il compito di rielaborare il racconto è affidato a Rustichello, così che il libro sia il risultato di istanze multiple, il noi, Marco e Rustichello, un io riferito al solo Rustichello, un altro io riferito al solo Marco, il registro impersonale del trattato e dei libri di Mercatura. Lo sguardo di Marco oscilla costantemente tra la necessità di registrare informazioni utili e funzionali ai commerci, secondo l'esempio del libro di Mercatura, e l'osservazione e la descrizione di meraviglia, alcuni dei quali si scrivono in un orizzonte di conferma, altri sono sottoposti a smentite, famoso il caso dei pigmei. Ma il Milione non si sottrae alla pulsione alla letterarietà. Bisogna infatti sempre ricordare che il produttore del racconto è Rustichello, un autore di compilazioni arturiane. La critica ha già ben evidenziato i luoghi in cui la rarefatta dimensione del romanzo interviene per forgiare avventure e dipingere, ad esempio, l'opulenza delle corti orientali o i dettagli degli scontri militari. Ma forte l'influsso dell'atmosfera del romanzo anche nella descrizione della meraviglia di Lops, del deserto di Lops. Uno spazio stregato dove è altissimo il rischio di perdersi a causa di allucinazioni uditive e dove il lemma marcato, sia nell'antico, nell'originale in franco italiano che nella versione toscana, è proprio perduto. Molti ne sono già perduti al termine della nostra citazione. Un lemma sul quale già Raina aveva richiamato un'attenzione per sottolinearne la parentela con l'universo romanzesco nell'uso adottato proprio da Dante in Inferno 26
è riferito ad Ulisse, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gisse. Questa complessa configurazione delle istanze enunciative non viene rispettata invece all'interno delle relazioni odeporiche reali iscritte in latino. Giovanni di Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck adottano lo schema sperimentato da Gerarda di Cambria, dove informatore e redattore coincidono. L'ufficialità delle missioni e l'autorevolezza dei protagonisti consente di fondare la veridizione sulla sola testimonianza personale, senza necessità di introdurre un mediatore, cosa che invece non accade nel Milione. Nel corso del secolo XIV, tuttavia, la narrazione in prima persona autodiegetica si impone anche laddove, come nel caso di Odorico da Pordenone sul versante occidentale o di Ibn Battuta su quello orientale, il viaggiatore è persona distinta dal redattore. La complessa configurazione dell'enunciazione della produzione del testo, che caratterizza proprio la versione franco-italiana del libro di Marco Polo, si sfalda per giungere a una configurazione più omogenea. Ad esempio, nella traduzione latina di Francesco Pipino, il prologo, a firma implicita di Rustichelli, viene sostituito da un testo imperniato sulla presentazione della propria opera, e la voce di Marco si riduce a una narrazione autodiegetica che elimina tutte le incertezze, le ambiguità della redazione originale. Nella versione latina, insomma, Marco è informatore e produttore del proprio racconto. L'affermazione di un'istanza enunciativa e autodiegetica, quale tratto distintivo della veridicità della relazione di viaggio, assume un valore significativo in relazione alla trasformazione che investe la struttura delle voci all'interno dei romanzi, dove l'affioramento di narratori autodiegetici di secondo grado, in connessione con la descrizione di mirabilia faunistici o geografici, funzionano come marcatori di ibridazione tra generi e come adozione all'interno della letteratura fizionale di modalità e registri propri delle relazioni di viaggio. Quello che accade è che all'interno di alcuni romanzi o delle rielaborazioni interpolate sono i personaggi stessi ad adottare il registro del libro di viaggio, della descrizione di viaggio all'interno di un contesto completamente fizionale. Inoltre, la necessità di introdurre sistemi di verifica veridittivi riferiti a esperienze odeporiche reali si realizza anche all'interno di generi dichiaratamente enciclopedici e libreschi. Ad esempio, nella redazione dell'Image du Monde, Immagine del Mondo, nella seconda revisione, nel momento in cui l'autore parla e descrive l'altezza dell'Etna, sente la necessità di introdurre pochi versi a conferma di quanto già precedentemente dichiarato. L'autore dice di aver verificato di persona con un viaggio in Sicilia l'altezza di Mongibello. Lo spostamento in direzione appunto dell'autodiegesi ha interessanti ricadute all'interno del genere che il Medioevo in un certo senso fonda, i viaggi immaginari. I viaggi immaginari medievali, a differenza delle produzioni classiche come il viaggio di Luciano e in un certo senso la Sinodoro di Apuleio, pretendono di essere recepiti come veri e reali e si presentano come relazioni di itinerari fisicamente esperiti, costruendo apparati veridittivi che dovrebbero distanziarli dalle opere apertamente di finzione come i romanzi. Il tasso di finzione in realtà all'interno di questi viaggi e delle descrizioni geografiche è relativo, in quanto gli autori spesso si basano su opere precedenti, redatte a loro volta dai viaggiatori fisici. Si pongono così le basi per un elemento che caratterizzerà le produzioni fizionali del XV secolo. Lo spazio fantastico dell'invenzione letteraria viene ristrutturato attraverso coordinate definite dalle scienze geografiche dell'epoca, scienze che dipendono a loro volta anche dall'osservazione diretta dei viaggiatori.
L'espansività della forma romanzo nel periodo basso medievale conduce a un'estrema sperimentazione, che a sua volta si traduce nella variabilità incessante delle redazioni e degli interventi. Alcuni di questi interventi, attribuibili ai copisti editori, forzano il perimetro romanzesco proprio in direzione di un'apertura enciclopedica, la cui natura è camuffata grazie all'affioramento di una voce narrante. Voce narrante di un personaggio che, appunto, come già l'Ulisse dell'Odissea, assume il ruolo del narratore di secondo grado autodiegetico. Se all'interno del romanzo arturiano viene affinato un escamotage narratologico attraverso la costruzione delle scatole cinesi o della mise in abîme, tale per cui, sollecitati da Artù, i cavalieri al ritorno della corte si fanno cantastorie delle proprie gesta, all'interno di alcuni romanzi, invece, si prevede che testi allotropi, rispetto alla configurazione romanzesca, confluiscano all'interno del testo perdendo la propria riconoscibilità. Se in una redazione interpolata della storia del San Graal, Merlino può proporsi come traduttore, ad esempio, del romanzo di Troia, in una delle versioni interpolate del romanzo di Alessandro in prosa, conservato in un manoscritto attualmente sito nella Biblioteca di Stoccolma, lo stesso re Alessandro si fa testimone della fauna incontrata durante le sue esplorazioni, utilizzando però le descrizioni del tesoro di Brunetto Latino. I lettori o comunque i destinatari di siffatti manoscritti non erano tenuti a riconoscere le fonti delle interpolazioni. E nel caso di Alessandro, Alessandro si pone appunto come informatore e restituisce al lettore una descrizione che si pretende o che pretende di essere scientifica delle balene e di altri pesci da lui incontrati. Ma la linea della veridizione costruita sull'istanza autodiegetica e lo smontaggio delle fonti fino a trasformarle in un'acquisizione diretta del personaggio viaggiatore trova la sua più completa realizzazione nell'opera di Jean de Mandeville. Composta tra il 1356 e il 1357, il libro delle de Merveilles du Monde, cioè il libro delle meraviglie del mondo, si offre agli occhi del pubblico come una veridica relazione di viaggio, compiuto in carne e ossa dal cavaliere nato e cresciuto a Sant'Albano, nelle terre dell'estremo oriente. Se la prima parte ricalca lo schema del viaggio di pellegrinaggio in Terra Santa, ponendosi a metà tra l'itinerario e la relazio, dal momento che le informazioni referenziali sul tragitto e le distanze sono intessute di continui commenti e descrizioni, aperture narrative, la seconda parte ricostruisce l'esplorazione dell'estremo oriente incognito fino al regno del prete Gianni. La critica ha assodato che Jean de Mandeville non ha mai abbandonato il territorio europeo, procedendo invece a una riconfigurazione del mondo sulla base di relazioni di viaggiatori reali che ne avevano lasciato testimonianza, in particolare Guglielmo di Boltelsede e Oderigo da Pordenone. Ma nell'estesa biblioteca a sua disposizione figuravano numerosi testi divulgativi enciclopedici, sia latini che volgari. La testimonianza di Jean de Mandeville fu considerata autentica fino al XVIII secolo. La struttura centripeta delle sue opere si prestava in ogni caso a manipolazioni anche di ordine romanzesco, tanto da aprirsi e da tanto da inglobare all'interno delle varie riedizioni addirittura episodi attribuiti a un eroe dell'epica come Ogeri il Danese. E così, se anche in opere di storia universale, come nello Specchio delle Storie di Jean d'Outremer, ci si può appropriare di episodi romanzeschi, è possibile che proprio i personaggi di Pergamena si trasformino in informatori e esploratori di notizie geografiche e storiche validate dalle esperienze dirette delle relazioni di viaggio. All'interno di questa continua osmosi, garante della produzione del racconto, è il personaggio, appunto, autore e viaggiatore,
il quale attraverso la propria voce consente di unificare e armonizzare la compresenza di diversi registri e di diversi generi. Il libro di Jean de Mandeville costituì nel Medioevo e ancora per tutta la prima età moderna un vero e proprio bestseller. Se ne contano traduzioni e volgarizzamenti in lingue sia romanze che germaniche e innumerevoli stampe, fino a contemplare quasi 250 codici manoscritti. Un testo che quindi ha sicuramente influenzato e che è stato letto da tanti autori di romanzi. Uno di questi sicuramente, e ne vediamo ora la realizzazione e l'attualizzazione, è Andrea da Barberino. Infatti, il testo dove tutte queste linee convergono, riconfigurazione dell'istanza enunciativa, apertura dei confini, dilatazione degli spazi d'esplorazione, attenzione e mirabilia, ibridazione di registri che contemplino anche l'adozione del libro di Mercatura o del Tartato, è proprio il Guerriero Meschino. Andrea da Barberino si cimenta con un'opera summa, dove epica guerresca, enciclopedismo, avventure romanzesche, esotismo geografico si intrecciano e si condizionano vicendevolmente. Dietro il canonico escamotage di una leggenda preesistente, nel prologo l'autore prende la parola per inquadrare in una cornice di cristiano moralismo la sua impresa. L'istanza narrativa si colloca così in posizione exegetica e avvia la ricostruzione della genealogia di Guerrino, il racconto dell'infanzia e delle prime imprese. Nello sviluppo del romanzo però si assiste a una distinzione di voci narranti. Nel momento in cui Guerrino parte per l'Oriente, Andrea da Barberino recupera la modalità autobiografica proprio della scrittura odebolica dei secoli XIII e XIV, sia dei viaggiatori reali, Odorico, che dei viaggiatori immaginari, Mandeville. Il personaggio diviene così narratore di secondo grado e produttore del racconto. E come l'Alessandro Magno del manoscritto di Stoccolma, Guerrin è informatore, interprete, divulgatore di conoscenze geografiche. E come nel caso del Trevisemont, le istanze si confondono, tanto che narratore extradiegetico e istanza omodiegetica possono convivere nello stesso spazio narrativo. La voce narrante del cavaliere è sempre introdotta dal presente indicativo del verbo loquendi, dire. Dice il meschino, quando noi giugnemmo, eccetera, eccetera. La reiterazione si configura quindi come una cristallizzazione formulare. Guerrin sperimenta le possibili sfumature e funzioni dell'autodiegesi sulla scorta dei modelli precedenti, all'osservazione che viene riportata spesso attraverso la neutralità del registro trattatistico, segue il commento e l'interpretazione. L'osservazione ricorre inoltre invece alla mimesi del discorso impersonale, del libro di Mercatura, con un'esplicita valutazione delle spezie e delle ricchezze. Il cantastorie toscano trasferisce dunque nella dimensione del romanzo ciò che Marco Polo, Rustichello e Jean de Mandeville avevano già sperimentato. Nel Trevisemont si sovrappongono insomma l'enciclopedia all'itinerario e in questo modo vengono alterate e deformate appunto i tratti dominanti dell'opera e la sintagmatica e il ritmo. A differenza però appunto del trattato enciclopedico, dove l'individuazione della fonte, quindi dell'auctoritas, è un principio irrinunciabile, nella relazione di viaggio, come abbiamo visto nel caso dell'Alessandro, del manoscritto di Stoccolma, le nozioni e le conoscenze entrano nella narrazione senza che ne sia esplicitata le origini. Esse hanno il sapore di un commento a corredo di un'esperienza vissuta. Così, nel livre de Merveille di Mandeville e nel Guerrin, l'itinerario sembra fagocitare l'enciclopedia, che a questo punto risulta smontata e rifunzionalizzata all'esperienza dell'attore che compie il viaggio e produce il racconto. L'enciclopedia inglobata consente quindi di piegare l'ampliamento dei confini geografici
dalle esplorazioni alla dimensione esperienziale del personaggio protagonista. I cavalieri, a questo punto di pergamena e di carta, si muovono all'interno di coordinate geografiche la cui verificabilità è affidata appunto all'autorevolezza informativa della letteratura di viaggio reale o immaginata. Su questa linea possiamo effettivamente incontrare differenti esempi. Dal Tirante lo Blanc, Tirante il Bianco, romanzo del XV secolo in catalano, dove proprio l'editore, cioè Martin de Riquer, ha individuato nelle descrizioni dell'Oriente influssi e parentele con il libro di Mandeville, a Guerrin Meschino, dove si confondono numerosissime fonti. Da Mandeville ai romanzi di Alessandro, al Milione di Marco Polo e a tutta un'altra serie di testi. Lo statuto, nell'ultima produzione quindi di Andrea da Barberino, il modello del cavaliere viaggiante ed errante, campione della cristianità, già delineato nell'Ugone d'Alvernia, viene riadattato per diventare l'esploratore di tutti gli spazi terrestri e sovraterrestri. Il Guerrin si muove in un'ecumene le cui pietre miliari non discendono solo dalla fantasia dell'autore, ma pietre miliari che in alcune, in diverse occasioni, originano dalla cosmografia tolemaica in quegli anni di recente traduzione e, soprattutto, in molti casi, dalle testimonianze dei viaggiatori che l'avevano preceduto. Lo statuto in un certo senso innovativo del Guerrin ne altera la percezione presso il pubblico, al punto che, diventato esso stesso informatore di Mirabilia, come se i suoi occhi corporali avessero visto, Francesco Chiericati nel 1500, quando giungerà durante la sua visita al Purgatorio di San Patrizio a redigere una lettera indirizzata a Isabella d'Este, affermerà che ciò che aveva prima ritenuto essere una favola deve corrispondere alla verità, in quanto nel libro pergamenaceo posto all'ingresso del Purgatorio di San Patrizio il primo nome tracciato è proprio quello del Guerrin. Il nostro cavaliere di carta si è trasformato in un personaggio che ha esperito fisicamente una discesa al Purgatorio. Accanto dunque al canone del romanzo arturiano interessato di notevoli varietà e riscritture, la sperimentazione che apre appunto altre piste che permettono di rimescolare sotto l'indice del fascino esotico per il nuovo e per il Mirabilia, relazione odeporica realmente esperita, relazione odeporica immaginata, romanzo di viaggio. A questo punto possiamo passare, o meglio, gradualmente giungere proprio alla fine del Medioevo e all'inizio dell'epoca moderna. Questi viaggi e in particolare l'ipertrofia di alcune relazioni di viaggi aveva già aperto una interpretazione o reinterpretazione parodica nella pagina famosissima e monumentale del Decameron, giornata 10, novella 6, in cui Boccaccio mette in bocca a Fra Cipolla tutta una serie di percorsi e di itinerari che si snodano tra la realtà e la fantasia. Ma quello che effettivamente interessa la produzione letteraria del XIV e poi del XV secolo è quello di consentire e di permettere di aprire delle piste che si snodano in coordinate realistiche all'interno delle quali, o di geografia sperimentabile e ricostruibile, i nostri eroi si muovono. In questa direzione risulterà quindi comprensibile perché proprio nel prologo del Pantagruel di Rabelais venga citato Mandeville, o meglio Monteville. Il Monteville rabelesiano sembra coincidere con il Mandeville proprio in virtù di una serie di avventure promesse dal narratore, che è il diagramma, ovviamente è l'anagramma di François Rabelais, cioè Arcofribas Nazier,
il quale racconta come vera istanza autodiegetica e vanta di narrare avventure che sono addirittura più vere del dettato evangelico giovanneo, ciò che abbiamo visto noi testimoniamo. A chiusura appunto degli orribili e spaventosi fatti di Pantagruel, l'autore promette futuri mirabolanti episodi in cui il figlio di Gargantua sposerà la figlia del prete Gianni, combatterà i demoni, visiterà la luna, ovvero tutti episodi che già si ritrovano nel libro delle meraviglie di Jean de Mandeville. Allo stesso modo, se spostiamo il nostro sguardo sulla produzione italiana, possiamo vedere come all'interno dell'Orlando Furioso, proprio accanto, anche in questo caso, a una serie innumerevole di fonti, questa letteratura di viaggio, di letteratura di viaggio immaginario e di romanzo cavalleresco eroico ibridato dalla letteratura di viaggio ne costituisca in qualche modo l'antesignano, comunque l'ossatura e il modello. All'interno dell'Ariosto la critica ha già ampiamente sottolineato lo spazio e l'importanza che hanno sia i luoghi che gli itinerari. Per riprendere una definizione di Caretti, tutti i luoghi dell'inesauribile geografia ariostesca diventano di volta in volta temporanei centri della vicenda e punti vitali di confluenza e di intersezione di alcune delle sue direttrici. Ora proviamo a soffermarci in particolare sugli itinerari di un personaggio, il cavaliere inglese Astolfo, su cui più forte ci sembra l'influsso esercitato proprio dal modello Alessandro Magno Mandeville Guerrero. Il cavaliere inglese, che è già protagonista di altri testi epici, nel Furioso è destinato a errare da Oriente a Occidente e poi di nuovo a Oriente, sperimentando tutte le possibili peripezie del viaggio. All'altezza dei canti 33 e 34, Ariosto realizza una felice congiuntura, come in altri luoghi, di topoi derivati dai romanzi cavallereschi, anche di origine arturiana, e la letteratura di viaggio. Nella fitta trama di rinvii e di antecedenti si riconoscono le figure di Alessandro, del re malato dell'Estuaire del Saint Graal, di Guerrero, di Jean de Mandeville. E se nel canto 33 l'ipotesto delle profezie merliniane si incarna nei pregevoli affreschi dipinti dal mago con l'aiuto dei demoni e che raffigurano gli eventi futuri delle guerre d'Italia, nel viaggio di Astolfo affiorano rimandi a coordinate geografiche che provengono proprio dai testi deporici, reali o fittizi. Astolfo si reca presso la Nubia, risalendo il Nilo nel regno di Senapo o presto Gianni. Necessita a questo punto una parentesi, o meglio, un piccolo excursus anche iconografico per comprendere esattamente dove e cosa di questo favoloso reame e regno del prete Gianni nel Medioevo si sapeva e si conosceva. Grande invenzione medievale, il testo, il primo che ne parla è Ottone di Frisinga, al prete Giovanni viene attribuita la stesura di una lettera indirizzata innanzitutto all'imperatore di Costantinopoli, Michele I Comneno, e la sua figura viene ritenuta reale, storica, veridica, nonché viene pensata come un utilissimo alleato cristiano nelle terre d'Oriente nell'età della crociata. La collocazione del mitico sovrano sacerdote oscillava tra l'Africa e l'Asia. In questa immagine vediamo esattamente raffigurata quella che doveva essere, o meglio che era l'immagine mentale che la cartografia di tipo mistico spirituale medievale restituiva, la mappa OT, ovvero quella mappa orientata con la parte con l'Oriente in alto, l'Occidente in basso, settentrione a sinistra e a destra e il meridione a sinistra, e all'interno della quale circonferenza il mare Mediterraneo descriveva appunto una T che divideva le tre terre emerse. Il prete Gianni, al momento della sua comparsa, anche in questo caso abbiamo appunto una raffigurazione di questa mappa OT,
dove, come ci viene detto anche in alcuni testi letterari, in particolare nel libro, nel romanzo di Alessandro di area spagnola castigliana, nella gamba sinistra di Gesù viene collocata l'Africa con tutti i popoli strani e straordinari, molti dei quali derivati dalle fonti antiche. In una carta mistica come questa raffigurata nel mappamondo di Ebstorf, il paradiso terrestre è una terra fisicamente raggiungibile e percorribile e collocata qui. Al contrario, nel versante opposto, alla sinistra del volto del Cristo, si trovano gli alberi del sole e della luna e una serie di episodi che derivano dal romanzo di Alessandro. La mostruosità di alcune popolazioni si introduce anche in quei manoscritti o all'altezza di porzioni testuali, come in questo caso, dove è conservato il libro di Marco Polo, all'interno porzioni e pagine in cui assolutamente vengono descritte le popolazioni mostruose. Ma queste fanno parte di quell'orizzonte di attesa del noto e del già noto che mescolano appunto libro di Mandeville, viaggio immaginario, storie di Alessandro, anche in questo caso storie di Alessandro, e testi che dovrebbero essere ispirati ad esempio ai portolani, come questa carta catalana conservata appunto nella Biblioteca Estense di Ferrara. Proprio in un dettaglio ritroviamo il Presto Giovanni. Ora, il prete Gianni appunto viene inizialmente collocato in Asia e viene dichiarato re dell'India fino a Jean de Mandeville. Con l'Ugone d'Alverne di Andrea da Barberino e in particolare il Guerrin Meschino, il presto Gianni si trasferisce definitivamente in Africa, nella Nubia, a sud dell'Egitto, nell'attuale Etiopia, e gli viene riconosciuto il controllo del Nilo. Tra l'altro, il prete Gianni appartiene ancora oggi alla cultura orale condivisa proprio dell'Etiopia, come antico re e sultano. Proprio nella Nubia, eccolo qui, dove viene collocato anche nell'Atlante del 1558, ma soprattutto ancora nel teatro delle terre di Abramo Ortelio, dove il prete Gianni è il re e capo imperatore degli Abissini. Siamo quindi in Etiopia e nel Corno d'Africa. Ora, proprio probabilmente partendo anche dalla conoscenza del Guerrin Meschino, che era altro testo noto e diffuso e che costituirà il romanzo della cultura popolare italiana fino agli anni 30 del secolo XX, il nostro Astolfo si reca proprio in Nubia e viene detto da Ariosto che al presto Gianni, o meglio a Senapo, che noi diciamo presto o prete Gianni, viene affidato il controllo del Nilo, in modo che i saraceni ne paghino il tributo. E esattamente come accade nel Guerrin Meschino, dove ci viene detto che i saracini, per non perdere l'acqua del Nilo, pagano il tributo al prete Gianni. L'influsso della letteratura di viaggio e romanzo di viaggio si può notare e rilevare anche in questa notazione degna quasi di un libro di Mercatura, anche in questo caso non dissimile da quanto anche Andrea da Barberino aveva fatto all'interno della sua opera, ovvero quella di riferire come se si trattasse proprio di un libro di Mercatura, quali spezie provengono da Levante, quale sia il loro valore e quanto siano preziose. Il palazzo di Senapo poi riprende una lunga tradizione che arriva appunto dalla lettera del prete Gianni e che nelle varie rielaborazioni e nelle varie rivisitazioni mano a mano si modifica e si arricchisce. Indubbiamente la prima cosa che ci viene detta è che il castello è più ricco assai che forte,
Lo stesso tipo di qualificazione e di aggettivazione usa Mandeville, ovvero nel suo caso ricco e assai nobile palazzo del nostro prete Gianni. Il personaggio del prete Gianni ariostesco poi viene ridefinito anche sulla base di altri modelli. In particolare, il magnifico sovrano subisce una doppia punizione per il suo eccesso di curiositas e di superbia. Perché, mentre nel Guerrier Meschino e nel libro di Mandeville, il prete Gianni rappresenta l'esempio vincente di un imperatore che è potente e ricco, e quindi alimentando e in qualche modo rafforzando l'aura mitica e fantastica che circonda questo personaggio, nello stile di Ariosto il nostro Senapo, così potente e possessore di similari il palazzo, viene sottoposto a quella che potremmo definire un vero e proprio processo di detronizzazione. Infatti il Senapo viene accecato da Dio proprio perché aveva osato raggiungere con le sue armate il paradiso terrestre. Esattamente come l'Alessandro Magno di un curiosissimo testo di ambito ebraico, ma poi volgarizzato, talmudico in realtà, poi volgarizzato in antico francese, il viaggio di Alessandro Magno al paradiso, il nostro Senapo appunto viene punito con la cecità, e dietro questa punizione sembra in qualche modo profilarsi la punizione che colpisce il re della storia del Graal, Evalak Mordrain, il quale, incapace di trattenersi dallo scrutare il sacro mistero del Graal, viene reso cieco e infermo in attesa del cavaliere eletto, ovvero l'eroe del Graal, che potrà finalmente liberarlo. L'ipotesto graaliano, diffuso e noto anche in Italia, sembra essere esplicitamente richiamato proprio nelle parole che Senapo rivolge ad Astolfo, giunto sul cavallo alato. Il re non vede, ma i suoi consiglieri gli descrivono la meraviglia ed è convinto che si tratti del suo angelo salvatore. La vis parodica e la destrutturazione operata da Ariosto sono ancora più profonde nel momento in cui Astolfo distrugge le aspettative del re, rivelando di essere uomo mortale e peccatore. In queste miniature che in questo momento stanno passando sulle slide, sempre dallo stesso manoscritto conservato alla Bibliothèque Nationale de France di Parigi, che tramanda oltre al libro di Marco Polo anche il libro di Jean Mandeville e altre relazioni di viaggio in antico francese come quelle di Odorico de Pordenone, vediamo alcune rappresentazioni e raffigurazioni del regno del prete Gianni. Marco Polo in realtà, non potendo confermare la presenza del prete Gianni, se ne sbarazza in un certo qual senso, trasformandolo in un vassallo ribelle, o meglio in un avversario del Khan, sconfitto proprio dal Gran Khan. A differenza di Jean de Mandeville, che invece gli permette di assurgere ad esempio dell'equilibrio e del connubio tra sacerdozio e potere, quindi tra potere politico temporale e sacerdozio. Ed ecco le nostre immagini. Ora, in queste ottave, appunto, vediamo ricostruito il peccato di Senapo quando osa salire al paradiso terrestre. La seconda punizione che purtroppo affligge Senapo è una fame, una sete, la punizione di Tantalo, operate proprio dall'irruzione costante di arpie alla sua mensa ogni volta che lui si prepara a desinare. E nell'ottava 114 vediamo come Senapo si rivolga ad Astolfo, pensando che appunto stia per arrivare, come nel romanzo del Graal, il cavaliere eletto. Ma Astolfo distrugge immediatamente le aspettative, rivelando di essere un peccatore impenitente. Ora,
avviandoci anche alla conclusione, vediamo come appunto al di sotto dei viaggi che sono sviluppati nell'Orlando Furioso, proprio su Astolfo, di cui viene ricostruito il tragitto a partire dalla Francia, dalla Gallia, costeggiando la Spagna, poi le coste dell'Africa settentrionale, le coordinate appunto realistiche e le coordinate di geografiche che possono essere collegate a delle relazioni di viaggio che avevano già un'ipertrofia fizionale meravigliosa, come può essere Jean de Mandeville, o romanzesca, come nel caso del Guérin, siano operanti. Ma partendo proprio da questi presupposti, possiamo in qualche modo affermare che proprio questa permeabilità del romanzo dinanzi a elementi strutturali della letteratura di viaggio sortisce l'effetto di sperimentazione e di ibridazione, in modo tale che anche laddove poi in epoca moderna l'opera esemplare del genere, come I viaggi di Gulliver, con un intento satirico e parodico, non possano tuttavia derogare ad alcuni principi costituzionali, quale l'insistenza, ad esempio, dell'esatta misurazione di dimensioni e di distanze, e come anche all'interno dei viaggi di Gulliver il percorso in realtà si costruisce su coordinate storico e geografiche riconoscibili. Per concludere quindi con un esempio contemporaneo in grado di restituirci una delle specificità del cronotopo del viaggio come cronotopo elastico, consente di recuperare il passato, smontarlo, rifunzionalizzarlo, senza rinunciare al livello meraviglioso, ci soffermiamo brevemente sul romanzo L'Iguana di Anna Maria Ortese. Il testo che vedete, non abbiamo il tempo di leggerlo, ma funge in ogni caso da vademecum. Lo schema del viaggio dell'Ortese è un viaggio per mare, che gradualmente si sfrangia nella dimensione fantastico-fiabesca. Gli occhi del protagonista, che assume il punto di vista principale con una focalizzazione interna, vede ciò che un qualsiasi viaggiatore medievale avrebbe visto nelle lande sconosciute e fantastiche. Dardo rivolge alla terra tutta, come dice l'Ortese, quella inclinazione che un tempo suggeriva ai cavalieri di fronte alla donna tante imprese mirabili e che il nobile lombardo dedicava, appunto, senza saperlo, alla terra tutta. Dinanzi agli occhi di Dardo, o meglio attraverso i suoi occhi, la realtà fatica ad accamparsi in maniera stabile. Al contrario, le visioni restituiscono la mutevolezza, la continua variazione. In molti casi sono gli abiti a trasformare le situazioni e le fisionomie dei personaggi. L'esplorazione conoscitiva di Dardo è un precipitare verso la morte, è un raggiungere l'essenza senza afferrarla, è un morire senza capire. E dietro l'iguana non si agita tanto la stratificata mitografia della donna serpente, la melusina, quanto l'illusione della visione. Lo sguardo di Dardo penetra la realtà e non riesce a tradurla in un reticolo di significati referenziali, reali. Questi significati restano sempre in una dimensione fizionale, fantastica. Reali per Dardo sono solo i ricordi dei luoghi familiari. Quindi con Dardo il lettore osserva un paesaggio onirico, da incubo. E quando arriva l'annizione e la rivelazione, a Dardo viene restituita appunto una realtà che è quella dell'iguana, della servetta, di Estrelita, di Perdita, che si trasforma immediatamente in una giovinetta. Questa dimensione sfrangiata e sfuggente, che si fa metafora di un dolore esistenziale, informa l'ultimo tributo proprio a personaggio di Guérin meschino sotto la penna di Gesualdo
Bufalino. Attraverso Gesualdo Bufalino Guerrin trova una nuova vita e dal romanzo medievale proprio il nostro scrittore siciliano conserva solo la parte dell'esplorazione, la parte delle peregrinazioni, rinunciando allo scioglimento, all'ambizione finale. E attraverso questo errare e peregrinare, Guerrino si muove in una dimensione anche lui di sogno e di incubo, e tutta il patrimonio anche della letteratura di viaggio, del romanzo di viaggio, precipita e confluisce all'interno delle sue pagine. E con questo e con Gesualdo Bufalino e le sue pagine dedicate proprio al deserto di Lop, io chiudo la mia conferenza sperando di aver sollevato sollecitazioni, interessi e questioni.